parte. Mauro, grazie, come al solito che sei sempre presente. Ti dico la verità, non sono contento di farti questa intervista perché diciamo stiamo passando un pessimo momento. Per strada io ho tante persone che mi fermano, che mi chiedono, quindi di riflesso penso voi che siete diciamo in amministrazione sicuramente avrete molte più persone che vi tirano per la giacchetta e non riuscire a dare risposte penso che non sia... niente, eravamo rimasti che avevate già fatto due manovre di bilancio, l'ultima è stata messa la tassa di soggiorno, l'IMU e l'addizionale IPEF, in pratica eravamo sempre in questo ambiente che ci dicevi insomma non vogliamo più toccare niente. Purtroppo siamo venuti a sapere che insomma in maggioranza state cercando, come cioè, praticamente siete costretti a fare ancora una volta una manovra di bilancio. Se fosse stato per noi sicuramente non avremmo fatto un'altra manovra, non avremmo fatto la seconda neanche la terza. Però come dicevo, anche chiudendo i lavori di quel consiglio comunale che avevamo fatto l'aggiustamento di bilancio che tu ricordavi, e sono stato purtroppo buon profeta, nel senso che ho detto che probabilmente non sarà l'ultima volta. Mi auguro che sia l'ultima, quella della prossima settimana, al Consiglio Comunale, se non sbaglio, convocato per sabato mattina della prossima settimana alle 9:30, perché la situazione è questa. A livello nazionale, con il risparmio di spesa, io preferisco chiamarlo il risparmio della spesa che non spendere di più, così la gente capisce un po' meglio, no? Tentare di modi. Ogni non passa settimana che arrivano delle nuove determinazioni, e l'ultima che taglia in maniera lineare tutti quanti i trasferimenti che lo Stato centrale manda ai comuni, prevede una manco su quello che era già previsto, che avevamo già messo a bilancio, di 250 milioni di euro. È una brutta sorpresa. 250 milioni di euro? 250 mila euro, scusa, per l'amor di Dio, 250 mila euro. E dopo mancano, sono venuti a mancare, col beneficio però della precisione attributo alla Randinine, sono venuti a mancare 4-500 mila euro che erano stati previsti come da incassare per quanto riguarda gli oneri di privatizzazione. Cioè, cosa vuol dire? Rispetto alle concessioni edilizie che noi stavamo rilasciando e che si devono pagare gli oneri di urbanizzazione per ritirarli, abbiamo fatto la somma, quindi sono i soldi. Siccome io mi ricordo, ho fatto 9 anni l'assessore urbanistica e la gente veniva a implorarti, dammi il prima possibile questa concessione edilizia che parte quei lavori, il dramma sociale di questi tempi è che la gente che ha chiesto, ha presentato un progetto, ha speso soldi, ha incaricato fiori di tecnici, tutto qua, il comune ha fatto un'istruttoria, è pronto a rilasciare la concessione edilizia, siccome non ci sono disponibilità economiche, le concessioni edilizia giacciono nei cassetti dell'amministrazione comunale. Questo secondo me è il termometro drammatico. Dopo mancano di soldi sulle previsioni che noi avevamo fatto, sia per quanto riguarda l'incasso complessivo dell'IMU, e soprattutto manca molto, più di quello che avevamo anche previsto, per quanto riguarda l'incasso per la tassa di soggiorno in turismo. Anche se noi avevamo calcolato ragionando sul minimo, però probabilmente è venuto meno del minimo e probabilmente non hanno pagato tutti quelli che hanno pagato. Allora, è chiaro che per quanto riguarda l'imposizione a livello nazionale non possiamo fare niente, non possiamo fare niente, anche se su questo dopo mi permetti però una piccolissima parentesi apro. Per quanto riguarda il resto, ci si può tranquillamente accusare da parte delle opposizioni che sanno fare bene il loro lavoro, che abbiamo sbagliato i conti. Io dico che non abbiamo sbagliato i conti. Per quanto riguarda l'IMU, il governo nazionale ci ha fatto, ci ha dato dei dati sbagliati, perché secondo me era più ragionevole ragionare sulla vecchia ICI. Probabilmente abbiamo sbagliato un po' il calcolo per quanto riguarda, forse un po' troppo ambizioso, troppo importante per noi per quanto riguarda la tassa sul turismo, anche se ti ricordo siamo partiti tardi e sia la tassa sull'IMU sia per la tassa sul turismo sono delle tasse sperimentali e è per la prima volta che li facciamo. Detto questo, tu mi hai chiamato, io potevo dirti guarda un impegno mi fa male in testa o la nausea, sono venuto,
sono consigliere comunale, sono capogruppo del Partito Democratico, il maggior partito che sostiene con convinzione questa amministrazione comunale guidata dall'avvocato Giuseppe Casson. Sono venuto per dirti che con molta serenità e anche un po' incazzati andremo ad affrontare il prossimo consiglio comunale. Incazzati perché? Perché riteniamo che questo governo tecnico, che caro amico Andrea lo appoggiamo entrambi, perché lo appoggiamo entrambi, credo però che i comuni non possono più diventare il bancomat della situazione nazionale per far cassa. Ci sono delle cose che vanno tagliate, quello che sta succedendo nel Lazio, quello che sta succedendo in Campania, taglia tutto, taglia, non puoi venire a tagliare su delle situazioni che sono già di per sé proprio al limite della praticabilità. Non è possibile, perché dopo la controrisposta quale sarebbe? Perché adesso o tagliamo i servizi oppure siamo costretti ad agire ancora sulle imposizioni fiscali che possono essere l'IRPEF oppure l'IMU. In che modo si tireranno fuori i soldi? Non lo so, posso prevederlo ma me la tengo per me, perché spetta la giunta che mi pare, se non ricordo male, lunedì delibererà nel merito e dopo in consiglio comunale andremo a fare il dibattito su queste cose. Senti, ma no, io non voglio uscire dall'anticipazione che non è neanche giusto, ma è possibile tagliare un po' secondo me? Tagliare su cosa? Tagliare sulle spese correnti? Guarda, io non so cosa deciderà la giunta. Cioè, i fuochi li abbiamo già fatti, io, secondo me non l'hanno fatti. Io non so cosa deciderà la giunta, io so però cosa farà il Partito Democratico in Consiglio Comunale, perché è chiaro che noi sosteniamo la giunta, però è altrettanto chiaro che abbiamo un'autonomia di ragionamento e di pensiero che condizioneremo anche la giunta, rispetto, perché dopo chi pigia il bottoncino siamo noi, non è l'assessore. Cioè, questo discorso adesso che allora il messaggio, consiglieri che sono arrivati. Il messaggio che arriverà alla giunta è questo: che si verifichi se c'è ancora da tagliare qualcosa sulla spesa corrente, che non credo ci sia da tagliare. Se c'è da tirare fuori questo 800-900 mila euro, io credo che comunque, come sulla prima, sulla seconda e soprattutto su questa terza manovra, dobbiamo mettere a riparo, dobbiamo i redditi più esposti che sono più in difficoltà. Se parliamo di IRPEF, se parliamo di IMU prima casa e parliamo di IMU seconda casa, credo che probabilmente l'orientamento sarà per alzare un attimino l'IMU sulla seconda casa. Parlo di quello che mi sentirei di dire come esponente del Partito Democratico. Ci confronteremo con la giunta rispetto a queste cose, valutando se c'è ancora delle spese magari superflue che non credo ci siano da tagliare, questo diventi. Senti una cosa, magari sarà fantascienza, però tanta fantascienza non è, perché come prima mi hai detto il governo nazionale è sostenuto dall'UDC, dal PDL e dal Partito Democratico. Ci sono già altre situazioni nel Veneto, provincia di Venezia, dove ci sono delle maggioranze trasversali, addirittura Lega più il Partito Democratico. Ho visto anche Riesolo, PDL, PD. Quindi forse non sono cose tanto strane, forse, visto considerato il momento. Allora, dico, visto, io parlo in prospettiva, noi, a mio avviso, e penso che tu mi conforti, ci siamo confrontati altre volte, avremo le regionali fra 2 anni, giusto? Da come stanno andando le cose, difficilmente chi oggi riuscirà a rappresentare, avere una persona già in pista che io me lo auguro sia da una parte che da un'altra, che comunque ci sia almeno un chioggiotto. Non potrebbe essere una soluzione cercare di trovare, non dico un, ma vedere di collaborare anche con le minoranze? Voi di minoranza avete praticamente una parte, sono dei tronconi, cioè vuol dire c'è Guarnieri, c'è Gianfranco Scarpa. Guarda, io Andrea, oggi è sabato 22 settembre, questa mattina su un quotidiano locale c'era una mia intervista dove davo un giudizio un po' sulle posizioni, no perché io devo dare giudizi, però facevo un po' un'analisi di come stanno le cose. Io salvo soprattutto il rapporto con PDL, perché è l'unico là dentro che è un partito che è strutturato. Li ho invitati però di abbandonare la strada degli slogan e di smetterla di andare via dal Consiglio Comunale. Io mi ricordo quando facevo politica, ero assessore, Andrea, si restava fino alla mattina, anche se sapevamo che non serviva niente, che non serviva niente, che i numeri, parte, che i numeri erano spietati, però hai il dovere politico di imporre, di tentare di imporre le tue idee.
il tuo modo di vedere le cose, non puoi dire faccio la dichiarazione, mi alzo e vado via. Ecco, ho invitato il PDL a restare dentro. In futuro cosa può succedere? Io credo che a livello nazionale è stato giusto fare questo governo tecnico. Io credo, però credo che siamo al di là di situazioni locali che possono essere drammatiche. Io parlo come Partito Democratico. Credo che i nostri programmi, quello del Partito Democratico e quello del Popolo della Libertà, siano programmi che siano incompatibili, sono molto diversi, perché io ho un mondo riformista, il Popolo della Libertà la vede in un altro modo, io voglio tassare le grandi rendite, quello a livello nazionale. Io credo, anche per non far confusione in chi ci ascolta, credo che sia giusto che una persona pensa in un certo modo, che sia una persona di centrodestra, può avere come riferimento per esempio il Popolo della Libertà. Come centro-sinistra il riferimento è naturale è il Partito Democratico, le forze che sostengono il centro-sinistra, non voglio fare confusione di questo. A livello locale se ne sono viste tutti i colori, in regioni, in queste cose. Io vado avanti per sostenere questa coalizione di governo che è Partito Democratico, UDC e la lista che sostiene il sindaco. Tenendo ben presente che per gli interessi della città non posso chiudermi dentro questa campana di vetro, ho il dovere di sollecitare un buon rapporto con le opposizioni. Vedo soprattutto la possibilità di farlo con il Popolo della Libertà. Perché? Perché c'è un antagonismo politico, non c'è niente di personale. A differenza delle altre realtà, il SEL, che a livello nazionale si può anche prefigurare un accordo con il centro-sinistra, a livello locale i due rappresentanti del SEL, che non so come ci siano arrivati in quel treno là, probabilmente perché ne hanno perso un altro qualche minuto prima, il loro atteggiamento è un atteggiamento puntato personalmente contro il Partito Democratico, contro la sfuriata di Fortunato Guarnieri che se la prendeva con i democratici che non sono più democratici ma che sono socialisti, dimostra proprio ancora la persona che è incattivita su queste questioni. Allora, che tipo di ragionamento politico puoi fare? Risparmio i tre dell'Ave Maria, che non capisco, della Lega A, Lega B o del gruppo misto, perché non voglio infierire su chi è in difficoltà politica, mentre il Grillino sta facendo non bene, secondo me, è la propria parte. Detto questo, io sono tutto fuorché arrogante, lo dico perché non voglio nascondermi dietro un dito, non voglio fare ruffiano con nessuno. La mia è anche una provocazione politica, per dire smettiamola. Io voglio essere messo in difficoltà, Andrea, sui programmi. Sabato, quando vado in consiglio comunale, non voglio essere messo in difficoltà per dire se è venuto per la terza volta. Fatemi delle proposte, inchiodatemi, mettetemi delle difficoltà, mettetemi sotto su delle proposte, fatemi capire che le vostre proposte sono 10 volte migliori delle mie. Non quello di incattivirvi, di urlare, di sbattere le bottigliette d'acqua a destra e a sinistra e sbattete la porta. Cosa avete capito? È la solita recita che si prevede in consiglio comunale. Io ho tentato di essere buonista l'altra volta in consiglio comunale. Abbiamo fatto la pausa, abbiamo aspettato, abbiamo fatto questo, la risposta è stata proprio un atteggiamento veramente rissoso e cattiverioso nei nostri confronti. Dalla prossima volta, come si dice a Ciosa, se mi permette una battuta che ho dato per finire, beretta struccà e andiamo avanti su queste robe qua, sui nostri programmi. Se ci sono delle proposte diverse, tiratele fuori e ci confrontiamo sui programmi e sulle ricette per risolvere questi problemi. Grazie Mauro. Grazie a te, grazie. E sempre a disposizione, grazie a chi ha la bontà e la pazienza di ascoltarci. Grazie. Scusa solo un secondo.